Tempo di regali, andiamo a impacchettare! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video carinissimo, mi sono divertita ad impacchettare in maniera un po' fantastica i regali di Natale di Enzino. E allora ho voluto condividere con voi quattro confezioni alternative, più creative, diciamo così, fatte però con della semplice carta pacchi e molta creatività. Prima di spostarci sul piano da lavoro, però, devo farvi un ringraziamento speciale. Stringo tra le mani la ristampa del grande libro del colore. Grazie a tutti ragazzi, ne avete comprati così tanti che il libro è andato già in ristampa. Non è meraviglioso? Per me lo è tantissimo. Grazie infiniti a tutti voi che lo avete acquistato e grazie mille a chi lo metterà sotto l'albero come regalo di Natale per i propri cari. È un libro ricco di tante argomentazioni che possono interessare molteplici persone, non soltanto gli addetti ai lavori o gli appassionati di arte, perché scandaglia il colore da tanti punti di vista diversi che sicuramente interesseranno i più curiosi. E allora vi aspetto ancora in tutte le librerie con la seconda edizione del Ricettario dell'Arte, edito da Gribaudo. E buon Natale! E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo subito a impacchettare in quattro modi creativi con la carta pacchi. Ed ecco l'occorrente per le nostre confezioni regalo fantasiose con la carta pacchi. Allora, io ce le ho e le uso, ma se le avete usate delle fustelle che facciano delle forme tonde, ma non vi sarà affatto difficile fare delle forme tonde, immagino, quindi poi lo faremo insieme. Io uso anche le fustelle. Sicuramente necessaria della carta pacchi, oppure una qualunque carta monocroma, quindi di un solo colore, che avrete in casa. Del comunissimo scotch per fermare i pacchi, dei pennarelli, io ce li ho in tre colori, come vedete, rosso, bianco e nero, e poi dei nastrini natalizi, delle forbici o un tagliabalsa. E poi ci occorrerà anche o della colla vinilica o della colla in stick o anche della colla attacca tutto, della colla insomma, mi raccomando. E i regali, cominciamo subito. Prendo un pezzo di carta pacchi che accolga il mio regalo. Prendiamo il nostro regalo e che non abbia troppa carta in eccedenza e chiudiamolo all'interno del nostro pacchettino. Voilà. Io farò in modo che lo scotch vada ad essere messo in un punto dove si nota poco, qui dove c'è il giro, e poi chiuderò normalissimamente il regalo, quindi spingendo in dentro i laterali, piegando. Quindi faccio un pacchetto normale come lo facciamo tutti. Vi faccio vedere come chiudo. 1 e 2, 1 e 2, poi abbasso quello superiore, mentre quello inferiore lo piego leggermente e faccio venire così la chiusura super pulita. Adesso però agghindiamolo per le feste. Prendo un rettangolo di carta, lo piego in due e con la fustella taglio due cerchi. Su un foglio di carta bianco, un normalissimo foglio da fotocopia, faccio una circonferenza sempre con la parte dell'imboccatura del bicchiere e una invece col fondo del bicchiere. Prendo le forbici e questa la taglio singolarmente, così. Mentre di questa prendo un po' più di carta, piego in due e la taglio in doppio, perché di queste piccole me ne serviranno due e di quella grande una sola. E adesso prendiamo la nostra colla in stick e attacchiamo
una pallina piccola bianca su la pallina più grande e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Pallina piccola su pallina grande. Così, su questo invece prendiamo un pennarello nero e disegniamo un piccolo nasino e un dolce sorrisino. Voilà! Quindi prendiamo di nuovo la nostra carta pacchi, un altro scampolino così che piegheremo in doppio, e mentre questo pezzo asciuga qui disegneremo una U, così da una parte e dall'altra, voilà, e ritagliamo in doppio e voilà. Siamo pronti per assemblare il nostro pacchettino. Allora, angolo destro 1, angolo sinistro 2, questo lo mettiamo qua. Sulle guanciotte due cuoricini e qui in basso le due zampettine. Per sistemare il tutto ben bene e renderlo ancora più natalizio, un fiocchettino voilà, e il nostro orsacchiotto è bello e pronto per fare la sua bella figura sotto l'albero di Natale. Ora, chi avrà il coraggio di spacchettarlo? vedremo. Passiamo al regalo numero 2. Andiamo alla seconda confezione. Per la seconda confezione ho preso un rettangolo di carta che non mi ci entra tutto nell'inquadratura, ma che ho diviso in due. Voilà, la misura è inutile che ve la dica perché dipende dai vostri regali, quindi potete farla più o meno grande a seconda dell'ingombro che dovete occupare. In questo pacchetto metterò due confezioni di colori neri perché lui è un patito del disegno, ecco, usa moltissimo nero e mi consuma centinaia di pennarelli neri che gli ho rimpinguato per almeno i primi due mesi dell'anno. Come vedete, io compro le cose che vi suggerisco della Stabilo, presi su Amazon. Allora, pagati da me, non è una collaborazione. Faccio, punto un attimo, e faccio in modo, ok, che i miei regali ci entrino, quindi faccio un bel cerchio grande, voilà, e ritaglio in doppio ovviamente. Arrivati all'apice non taglio il bordo di carta ma faccio così, tac, e poi riprendo da qui, tac, e comincio di nuovo a ritagliare. Prendo una delle due parti, prendo il mio pennarello bianco o di qualunque colore voi desideriate e comincio a creare una bella fantasia per la mia pallina di Natale.
prendo quindi un altro pezzettino di carta e ritaglio ben bene la parte che voglio fare diventare l'attaccatura della mia pallina, che appiccicherò su quello che già c'era prima, però in questo caso decorandola, però decorandola e facendo la tipica zigrinatura. E allora, naturalmente di questa decoro solamente la parte frontale, quindi apro la mia pallina e voilà, sporco di colla la parte superiore e tutto il contorno ben bene. Prendo i miei pennarelli, li metto dentro, prendo l'altra parte della mia pallina e piano piano con il dito accoppio la parte superiore e la parte inferiore. E poi sulla parte sommitale ho usato l'attaccatutto perché in questa parte voglio che mi venga un po' più solido, voilà, metto questo e taglio una goccia piego a metà più o meno, ritaglio l'interno, apro e creo anche l'occhiello per la mia pallina. Ed ecco la mia seconda confezione regalo bella e pronta. Ditemi, non è fantastica? Proseguiamo. Altro rettangolo di carta. Divido a metà anche questo. Andiamo a mettere lui. Un videogioco, bisogna sempre compensare, colori, videogiochi, vedrete questo in questo video. Prendo il compasso, come al solito faccio un cerchio, prima di tagliare faccio anche la parte sottostante 1 e 3 e prima di fare il tutto disegno una sorta di scenario, uno così molto stilizzato. Voi adesso magari non lo state vedendo, non so, ma ora poi lo vedrete. Ok, prendo il mio fidato pennarello. Prendo un bel pennarello bianco ghiaccio, ripasso la circonferenza . Adesso ritaglio, chiudo quasi tutta la circonferenza, così, lascio aperta solo la parte di sopra, infilo il regalino e chiudo il margine superiore. E anche la palla di Natale è bella e pronta per essere scossa e far muovere tutta la sua neve piena di regali. Non è carinissimo? Per l'ultimo regalo, sempre striscia di carta, che però devo chiudere su se stessa, quindi colla
Ora io sto esagerando, che se avete una busta fate prima, io non ho una busta quindi me la faccio. Quindi piego proprio a ridosso dell'incollaggio, infilando il braccio sotto, così, e faccio una piega di così, un 3 centimetri. Voilà, metto in doppio e piego anche dall'altra parte. Voilà. In pratica ho fatto questo, uno, e faccio la stessa cosa, giro anche dall'altra parte, metto in dentro e piego assolutamente ad occhio un 3 cm da una parte e un 3 cm. Dall'altra, così. Adesso nella parte superiore, ve la inquadro solamente la parte superiore, taglio un po' di sbiego, così, e così. Se voi siete più bravi di me, taglierete più dritto. Io come faccio? Faccio un primo taglio, faccio due tagli, poi quello che mi piace di più lo sovrappongo all'altro e taglio. Voilà, sono pressoché simili. A questo punto quello che avremo sarà questo. Io non farò delle pieghe, delle cose pazzesche, perché sono appunto confezioni che andranno rotte, quindi semplicemente incollerò il fondo della bustina così, con un po' di colla. Voilà, quindi non farò il fondo piatto, lo farò così a bustina semplice, e stessa cosa farò con la parte superiore, motivo per cui eliminerò questo pezzetto, uno e due. E adesso andiamo a creare la nostra casetta. Naturalmente mi vedete colorare in maniera molto approssimativa, perché sono cose che poi andranno strappate, quindi sì, ci perdo un po' di tempo, perché mi fa piacere, sono i regali di Enzo, però fino a un certo punto, ok? Quindi cominciamo. Mettiamo il nostro regalino e chiudiamo la nostra busta. E anche l'ultimo pacco regalo è bello e pronto per andare sotto l'albero. E allora, qual è il tuo preferito? La casetta? La sfera con la neve? La pallina di Natale? E questo, o l'orsacchiotto felice? Non vi nego che il mio preferito è lui, e mi viene male al pensiero che verrà spacchettato. Per tutti gli altri invece è veramente un decoro sotto l'albero. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ma voi sotto i commenti lasciatemi scritto qual è il vostro preferito e quale rifarete. Pollice in su, condivisione, e ci vediamo subito dopo le foto. Ciao!
Visto che belli i miei regali, qual è il vostro preferito? Il mio è l'orsacchiotto. Io sono convinta che Enzo non riuscirà a spacchettarlo, motivo per cui ho messo il regalo più bello, da lui più ambito, in quella confezione. Ma anche le altre sono confezioni molto belle, specialmente per quanto concerne tutti i regali morbidi, come le sciarpe, i regali in forme, diciamo così, che non sappiamo mai come piegare nei pacchettini standard, così assumono una loro dignità di regalo e anche di opera d'arte, perché no? E allora, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e venitemi a trovare in libreria con i miei due bambini, il grande libro del colore e il ricettario dell'arte. Questo regalatelo a chi ama sporcarsi le mani, è un bellissimo libro pieno di tutte le ricette dedicate all'arte e alla creatività. Bene, io vi aspetto in tutti i miei social, Due Cuori Una Cappa, Ombretta, i miei altri canali, ma vi aspetto anche su Facebook, Instagram e TikTok. Ma naturalmente vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo e per gli auguri di Natale. Un grande bacio a tutti, buona preparazione dell'impacchettamento ai regali di Natale, fatelo con fantasia e creatività, ma anche qui, senza spendere troppi soldi. Vi mando un grande bacio, vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!